La sfida tra Ascoli e Crotone, anzi tra Albino Leffe e Frosinone, parlavate voi della gioia di Torri. Albino Leffe in vantaggio con Martinez, argentino ex di Sud Tirolo e Parma, cross di Cristian Zenoni, arriva Martinez, di controbalzo è l'1-0, poi il raddoppio di Torri, c'è un primo tentativo di Momentè, l'attaccante trova la zampata decisiva, gol molto particolare per lui, come avete già detto voi, inutile il gol del Frosinone di Terranova, c'è una cross dalla sinistra di Caetano, Terranova, l'ex difensore di Livorno e Lecce, sfiora, vince l'Albino Leffe 2-1, torna a vincere dopo 4 giornate. Ascoli e Crotone 2-2, se la vede brutta la squadra di Gustinetti, qui stiamo rivedendo ancora il tap-in di Terranova, Ascoli Crotone 2-2, se la vede brutta Gustinetti perché il Crotone passa in vantaggio con Curiale su cross di De Giorgio, l'Ascoli era reduce da 3 sconfitte consecutive, i calabresi passano in vantaggio con Curiale, poi l'Ascoli pareggia con Sommese, cross di Lupoli, il capitano arriva al volo, segna, esultanza rabbiosa per lui che però più tardi verrà espulso. E proprio poco dopo l'espulsione di Vincenzo Sommese, il Crotone trova il gol del 2-1, punizione di Cutolo direttamente in porta, sorprende il portiere dell'Ascoli sul primo palo, quarto gol in campionato per Cutolo, sembra fatta per il Crotone di Menichini, reduce dalla vittoria sul Varese, Crotone che respira aria di alta classifica, ma l'Ascoli si salva, la punizione di Moretti, ex del Catania, che aveva già segnato contro il Livorno in casa, 2-2 dunque al Del Duca. E vediamo la punizione di Moretti, finisce in parità anche Cittadella Sassuolo, soltanto 1-1 per la squadra di Gerlucci, gran gol quello di Piovaccari che porta in vantaggio i veneti, Piovaccari brucia Donazzan, i due erano ex compagni nella primavera dell'Inter, lo supera nettamente in velocità e poi con un tocco sotto batte il portiere del Sassuolo Bressan, calcio di rigore per il Sassuolo, rovesciata di Bruno, fallo di mano di Gasparetto, Bruno tira il rigore parato, arriva Troiano e il tap-in è l'1-1 per il Grosseto. Per il Sassuolo, scusate, il Grosseto invece batte il Porto Gruaro 3-1, gran numero di Alessandro che mette in mezzo, tocco d'esterno al volo di Marco Guidone, secondo gol in campionato per lui, la squadra di Moriero passa in vantaggio dopo la netta sconfitta di Padova. Il Porto Gruaro, reduce invece dalla batosta subita contro il Novara, si rialza, pareggia con Gerardi, carambola tra Iorio e Vitiello, sfortunata, pasticcia la difesa maremmana e l'ex attaccante dell'Ancona segna il suo terzo gol in campionato. Porto Gruaro che però subisce la terza sconfitta consecutiva perché il Grosseto nella ripresa passa, anzi il Grosseto ancora nel primo tempo passa con Soncin, il primo gol per lui con la nuova maglia dopo aver sbagliato il calcio di rigore a Padova, Bondi e Caparbio, ruba palla ad Elia e arriva Soncin, poi Soncin segna ancora su rigore, rigore procurato per fallo di Pisani su Alessandro, Soncin che appunto abbiamo detto aveva sbagliato il calcio di rigore a Padova, segna, fa doppietta 3-1 per il Grosseto sul Porto Gruaro, 0-0 tra Modena e Empoli, grande vittoria per il Novara sull'Atalanta, arrivano tutti nella ripresa, i gol, torna a segnare Bertani, il cross è di Gonzales, ruba il tempo a Raimondi, Bertani a quota 7 in classifica marcatori, è uno dei capocannonieri, poi Gonzales si procura rigore, fallo di mano ancora di Raimondi, dal dischetto Rigoni che aveva segnato su dagli 11 metri anche a Udine contro il Porto Gruaro, 2-0 per il Novara contro l'Atalanta, sogna la squadra di TSR che vince la quarta partita su 4 in casa sul sintetico del Piola, 2-2 tra Piacenza e Triestina, Giuliani in vantaggio con Godias dopo il tiro di Malagò che finisce sulla traversa, anche qui altalena di reti, il Piacenza che non ha ancora vinto in campionato, non ha vinto neanche stasera, trova l'1-1 con il gran sinistro di Guzman, il paraguayano, primo gol in campionato per lui, 1-1 per il Piacenza, ma poi una disattenzione della difesa favorisce il 2-1 della squadra di Iaconi, è Conte che ruba palla, si fa rubare palla da Marchi, l'ex attaccante del Porto Gruaro segna il 2-1 per la Triestina che era reduce dal pareggio importante contro il Siena di Conte, il Piacenza riesce a salvarsi però con Caccia, quinto gol per lui, il terzo consecutivo su rigore per fallo di Daiello su Graffiedi, Daniele Caccia, gran conclusione di potenza, 2-2 al Garilli tra Piacenza e Triestina, c'era molta attesa anche per Regina Pescara, scontro al Granillo e vince la Regina con il settimo gol in campionato di Bonazzoli, pasticcia la difesa di Di Francesco, Mengoni e Zanon e Bonazzoli ne approfitta, segno per la quinta giornata di fila, l'attaccante davvero rinato, 1-0 per la squadra di Azzori e poi il 2-1 del Siena sul Padova, il Siena passa in vantaggio con Mastronunzio, combinazione con Calaiò,